Ciao. Ciao. Welcome back. Ciao. Welcome here. Hi. Prego. Oh, benvenuta, anzi bentornata. 2 anni fa ci siamo visti qui a All Music. Sei tornata con un nuovo album. Cosa hai fatto in questi 2 anni? Prima di parlare dell'album, parlaci un po' di cosa hai fatto in questi 2 anni. So, first of all, how are you doing and what have you been doing the past 2 years? I mean, did you have fun? Yeah, I am very well, thank you. I'm very happy to be back here in Italy. And I've been working on my new album this time, making some great videos, as I think you've been playing, my new single out, Candy. So yeah, I've been having a great time. Sì, dice che si è divertita molto in questi 2 anni, che ha lavorato al suo album che si chiama This Time, come dicevo poco fa, è uscito il 6 di aprile. Ha lavorato anche ai suoi video, molto belli, che sicuramente tu hai visto, perché li abbiamo fatti vedere qui, e che sta molto bene, che appunto ha lavorato al suo album ed è contentissima ed è molto contenta di essere tornata anche in Italia. Bene, benissimo. Invece voglio parlare un po' dell'album. Quest'album ha 2 anni di distanza dal precedente, si chiama This Time, e si è sentito molti cambiamenti rispetto a Beautiful Intention, cioè hai osato un po' di più, ci sono un po' più di contaminazioni. Come mai? So This Time has been released on the 6th of April and compared to Beautiful Intentions it seems, yes, different blends of styles. Did it turn out like you were expecting to? Yeah, well, with Beautiful Intentions, I had a lot of fun because I know that everything I do, I'm a pop star. Well, I'm a pop artist. I'm not saying I'm a pop star, but I like to. You're also a pop star. Yeah, you are. I didn't mean to say that. I'm embarrassed now. And I'm a pop artist, but I enjoy so many styles of music. You know, so Beautiful Intentions was great because I did lots of rock-influenced songs. But for this time, I wanted to show a softer side to myself. So I think it's very beautiful and melodic, and it's more pop, this album. Ok, dice per Beautiful Intentions si è divertita molto, ma c'erano delle influenze anche rock. Poi dice, sono un'artista pop, però ciò non toglie che io possa amare moltissimo altri generi musicali. Ed è quello che appunto è venuto fuori in questo album, che è sicuramente pop, ma anche dei pezzi molto melodici, molto, molto belli. E, insomma, si è divertita molto per questo album. Si è divertita molto e si vede anche perché è in cima alle classifiche, grazie al suo singolo che è I Want Candy. Però è successa una cosa molto carina poco fa, che lei si è definita come una pop star, sì. Non voleva dire questo e poi si è imbarazzata, ma insomma lo è, lo sa, sì, inconsciamente credo lo sa. No, io invece volevo sapere come mai proprio la scelta di I Want Candy, un pezzo dell'82, sì. Come mai proprio quella canzone? So why I Want Candy? Because it's a cover of a famous hit from the 80s. Yeah. Why this track? There's a new film, a British movie, yeah, that's come out, and the guys who are producing that asked me if I'd like to do the song. And the movie's great, it stars Carmen Electra, yeah. It's very funny. Did you see the movie? Yeah, it's really good. I went to the premiere in London, it was really cool. Is it fun? Yeah, it is, it's good, it's very good. And I love the song, and I remember it from the 80s when I was at school, so it was a pleasure to do it. Ok, quindi dice il produttore del film, che è già uscito credo in Inghilterra, da noi sta per uscire, che ha come protagonista Carmen Electra, sì. E che ha anche fra i vari pezzi nella colonna sonora I Want Candy, le ha chiesto se le sarebbe piaciuto appunto fare la cover di questo pezzo anni 80, dell'82 se non sbaglio, I Want Candy. Lei ha amato molto questa possibilità, quindi l'ha fatto, ha visto il film, è andata alla premiere ed è molto divertente. Però non le hanno mai chiesto di recitare, così per curiosità. Have you ever considered acting? Haven't you seen Spice World the movie? Non hai mai visto il film? No, sì. Chi è che non l'ha visto quello? Yeah. Allora, invece, facciamo una cosa. Ci prendiamo un momento di pausa, ci andiamo a vedere Melanie C con il suo nuovo singolo e poi torniamo a fare 4 chiacchiere. I Want Candy.